Solare come gli anni 80, tecno come gli anni 90 e il motore degli anni 2000. Di chi stiamo parlando ancora non ve lo dico. Sappiate però che oggi lo coinvolgeremo con una grigliata super. E per carne super mi affido a te naturalmente, Dimitri. Ciao, Ilenia. Giusto? Ciao. Allora, la lista della spesa è un po' lunghina oggi, eh? Certo. Allora, mi servono 2 braciole di maiale, 6 salsicce, 300 grammi di pancetta e 500 grammi di costine di maiale. Bellissimo. Qui, eccole qua, convenzione risparmio. Bene, beh, su questo non si deve assolutamente rinunciare al risparmio. Sempre al risparmio prima di tutto. Ti chiedo una cortesia, me le puoi anche tagliare? Certo. Per magari subito, essere un po' subito. Più... Intanto io continuo, sai? Va bene. Grazie, ti aspetto. Ecco, ma qui, sei Elena. Stato velocissimo. Grazie. Grazie mille, buon lavoro e noi ci rivediamo presto. Buona spesa, ciao, ciao, ciao Elenia, ciao. Al posto delle patatine fritte oggi invece griglieremo i nostri pleurotus, poi ci occorrerà il prezzemolo e il succo di limone. E non c'è una buona grigliata senza una buona polenta. A dire il vero manca anche il vino, ma questo ci penseranno i nostri sommelier. E quindi 2 confezioni. Noi siamo pronti e ci vediamo in cucina. E quindi mi dicevi praticamente, ma è un po' precisina anche in radio oppure tanto? Sì? La zia? Dai, davvero? No, perché lei sembra in realtà molto, però no, ma lei è comunque, non è pesante nel senso, no, però pesante, diciamo pesante, che deve filare un po', però è anche bello lavorare con una persona così precisa. Insomma, se... dai, dipende, insomma. No? Sono 20 anni che... Cioè... 20 anni che ci lavori insieme? Guarda, veramente. Scusateci, buongiorno. Buongiorno. Salve. A tutti. Oggi sono qui con Mauro Tonello, grande amico. Beh, non serve neanche presentarti, secondo me. Non serve. Serve? Certo, ma secondo serve. Me, anche perché magari tu sei famoso per la voce, soprattutto. Beh, insomma, no? Oddio, qualcosina. Prego. Intanto facciamo un brindisi, oggi saremo io e te. Che bello, ma guarda, lo speravo sì. Veramente tantissimo. Dolce chimera, che sorpresa. Salve. Ti avevo portato. Buongiorno. Buongiorno. Ti avevo portato un omaggio floreale. Questo ma... è un messaggio subliminale. Una pianta grassa. No, già detto subito. Pianta grazie, grassa. Ti amo. Sì. Poi è inutile, scusatemi, sì. Ma cioè io ti aspettavo in salotto, ma ero là sì, in salotto. Sai Mauro. Che il richiamo della ribolla non si può. Ne vuoi anche tu, tesoro? No, sì. Non ho problemi, no, perché guarda. Ho finito il bicchiere. No, una come me abituata ai campeggi selvaggi, vero? Oh, sì, ma dai, esatto. Te prendo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, naturalmente, una nuova puntata entusiasmante e rutilante, vorrei dire. No, volevo dire che stavo scherzando prima, sì. Cioè sulla pesantezza, scherzo. Sì. Sei una bella persona, insomma, ti voglio tanto sì. Bene anch'io. Che bene che ti voglio anch'io, Mauro Tonello, mio direttore artistico di Radio Company. Davvero, sono quasi 20 anni che lavoriamo insieme. No, lei pensava scherzarsi, no, in realtà no, era verità. Sono quasi 20 anni. 20 anni che mi sopporta, insomma. Quindi è un sopportarsi reciproco. Sì, è un interscambio, di scuola. Scusa, sì. Amore. Beh, intanto facciamo... Ecco, allora. Lo sai che scherzavamo, vero? Sì. Non lo so, sì? No, lo fondi so. In fondo, sì. Allora, una puntatona meravigliosa sì. Perché abbiamo un appassionato di carne, come Mauro Tonello, perché tu sei ovviamente un grande carnivoro. Cultore. Sì, lui frequenta la palestra 3-4 volte la settimana. E non si vede, però vabbè. Vabbè, insomma, voglio dire, voi non posso dirvi, ma insomma... Ascolta come me e te, poi... È uguale, ma tra me e te insieme in 10 anni. All'anno. E insomma niente, una puntata molto carina, avremo ovviamente il nostro meraviglioso forno Barberix che metteremo all'opera. Ma tu ti insegneremo. Bella, tararara, ma tu hai visto? Io avevo utilizzato una torta, però è molto carina. Grazie, molto, sì. Troppo sexy, molto vestita, molto sexy. Proprio bene. Grazie, no, bella, come bella. Al solito ma scusa, ringrazio. Posso assaggiare? Sì, facciamolo. No, comunque... Sai che porta male fare i brindisi? E non bere. Si beve? No, no. Allora beviamo subito, Grespi abbigliamento mestrino, grazie. Allora, attenzione, con un ospite come questo, che ovviamente è il mio, ripeto, direttore artistico di Radio Company, andremo a scoprire tutte le straordinarie idee che hanno fatto sì che questa radio
della quale faccio parte, abbia negli anni mietuto un sacco di successi, ma insieme a Ilenia, quindi si cucinerà anche, quindi preparati. Sì, cioè... La cosa mi mette un po' ansia, però vabbè. No, dai. Dai, ti accompagno. A tra vai. Poco, pubblicità, a tra poco. E ci prepariamo e ci leviamo le mani. E bentornati a tutti i Golden Chef di 7 Gold, a Due Chiacchiere in Cucina. Ospite oggi il mio grande direttore, nonché grande amico di Radio Company, Mauro Tonello, che cucinerà salve. Delle cose incredibili. Spaziali, golosissime. Speriamo. Che festa così. Assolutamente, assolutamente. Di musica. Allora, che dici? Guadagniamo un po' di sì. tempo? Allora, amici da casa, passo immediatamente a elencarvi gli ingredienti della prima ricetta, la prima delle due, chiaramente. Avremo misto di carne alla griglia. Per fare questo vi servono 500 g di costine di maiale, 300 g di pancetta, 6 salsicce, 2 brociole di maiale, una confezione di polentina gialla, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questo per la prima ricetta. Ed ora invece abbiamo i famosi funghi pleurotos alla griglia, siamo andati apposta ad Atene a comprarli, ha un nome greco, russo, non lo so. Pleurotos, adesso andremo a scoprire di cosa si tratta, un chilo di funghi pleurotos, 4 limoni spremuti, olio extravergine di oliva, peperoncino fresco, tritato a mano dal nostro Mauro Tonello forse, prezzemolo fresco, tritato ovviamente, e il sale. Ecco, questi sono gli ingredienti per portare poi a conclusione le due ricette. Prego, di oggi. Accomodati Mauro. Ecco. Eccomi qua. Allora, una piccola precisazione, a parte i funghi, appunto, non so, comunque si trovano ovunque, naturalmente adesso sì. più che altro appunto sono coltivati. Sì. E poi faremo con il succo di limone, prezzemolo e peperoncino un salmoriglio, che è un condimento siculo calabrese. Hai capito, salmoriglio mi piace moltissimo. Vero? Sì, un po' lo spagnolo. È vero, salmoriglio, è vero che sei un po' spagnolo. Sì. Allora, io ho già acceso il Barbarix, mentre io dopo appunto aspetto un altro due secondi, ti chiedo di andare a pulirmeli in questo modo, quindi togliere la parte gambo. Di gambo e... Come si chiama? Gambo. Il termine tecnico... La pulizia del fungo, taglia il gambo. Termine tecnico è pulizia del fungo, non è male. Voglio esatto. imparare qualcosa anch'io. Andate poi su YouTube. Sì, vai pure. Iscrivetevi mi sul canale YouTube, dito, perché così vedete questi teatrini simpaticissimi. Allora, però, scusa, pleurotos sono quelli, pleurotos. Los pleurotos. Sì. Sono le sbrise. Esatto. Le sbrise. Ma capisci che noi andiamo in tutta Italia esatto. e quindi noi non possiamo chiamarle brise. Sbraiza. Ho già capito che sarà una puntata durissima. Vieni ad aiutarmi, amore. Sì. Io continuo, sì, vai pure, dopo ti lascio altre due cassette, Mauro. Grazie. Tre cassette. Due secondi solo, poi allora, ti lascio. Sì, apri. Vado. Che non scotta, poi che non l'altro. Scotta. Fantastico. Perché abbiamo bisogno di un po' di tempo per fare questa operazione. Quindi passiamo immediatamente alla carne. Bravissima. Cucinerà appunto in poco tempo, certo. perché comunque la fonte di calore ci permette questo. Che bella questa pinza. Vero? Che bella questa pinza. E niente, poi lo lasciamo qui e noi procediamo con il resto. Tu scusa, procedi. Io volevo aiutarti, ma mi hanno mandata via. Sì, via. Sono cattivissimi. Io volevo darti una mano, ma non ne voglio c'era sapere. C'era un bosco okay, di pleurotos qua. Un bosco di pleurotos. Senti Mauro, allora tu sai perché io ti ho voluto ospite non qui, lo so però. In trasmissione con noi. No, sì, perché tu sei veramente la prova provata, come si dice nei film gialli. La prova provata mi piace. Che il genio veramente esiste per quanto riguarda la creatività, come costruire da una piccola radiolina privata, questo accadeva quanti anni fa? La bellezza di 30 anni fa, ecco. Il 27 di settembre 2017, ecco. Sono proprio 30 una anni. Piccola radio, piccolissima proprio. E insomma, da lì è partita questa avventura che non si è fortunatamente ancora fermata, grazie ovviamente anche alla crew che tu sei riuscito a mettere in piedi, lo staff, tutti i miei colleghi, amici di Radio Company, e tutta una serie di marchi, perché poi Radio Company... diciamo si basa anche su quelli che sono i tag, cioè le etichette, il marchio, i nomi delle t-shirt piuttosto che dei programmi, piuttosto che come i soprannomi, come si dice adesso in gergo, insomma
si lavora sul brand, no? Esatto, sì, esatto. Sempre, comunque, ma tu hai avuto queste idee in epoche, sì, Ile, in cui non era moderno, non era, diciamo, tra virgolette, inusuale, assolutamente, quasi. Non c'erano i marchi, non c'era l'idea dei marchi. Non ci sei svegliato la mattina? E ho detto, ops, che bello, no? In realtà è... come per esempio... Scusate, ma io sono impegnatissimo, sì, sì, ti vediamo. Non vorrei mai che poi lei, sì, e soprattutto occhio, con me, occhio e anche lui non abbassa la media. Perché? Cosa fa? Dell'uomo adesso? Che sa solo parlare o anche... Esattamente. È la verità. Noi non mi chiamo Windows, non sono a finestre, ecco. Faccio una cosa e no, qualcosina ferma, dai. Ferma. E insomma, è che mi mettete ansia voi due qua, no, quindi... Ma no, ma no! Calma, non c'è fretta. Dicevamo, non è che mi sono svegliato mattina e ho detto... Sì, esatto. In realtà era un po' uno stile... anglosassone, quello lì, ecco, di lavorare a livello di marchio, di brand della radiofonia. Ricordiamo, insomma, facciamo un po' di pubblicità occulta all'epoca, quando nacque la famosa Virgin Radio, esatto, eccetera, insomma, quindi c'era un marchio che, ecco, non era proprio, insomma, identificato, sì, con il nome, sì, radio, una, sì, città, sì, di una radio, come si usava negli anni 70, e si lavorava molto sul brand, quindi... con serate, certo, con eventi, nel, sì, caso loro con bar, non c'ero a Company, lavoravo per un'altra radio, certo, quindi ecco. Tu non c'eri ancora? No, cioè, non c'ero già ancora. No, esistevo, nel senso, non è che posso far finta, no, che sono andata l'altro giorno. Ho fatto con una famosa cantante che gli dissi... Che dai, dilla. Sì, no, possiamo anche fare i nomi? No, non posso. Dai, facciamolo. No, perché mi ha già tolto il saluto. Giosquillo? Ecco. Che salutiamo, bene. Ciao Gio, ciao, un'amica, Gio. Adesso un'amica, insomma. Ecco, e di la e gli dissi, fatto? E gli dissi, sai, io ero piccolino che avevo già i tuoi concerti, allora che mi, no, mi, sì, l'ha detto, ma l'ha detto in maniera molto, ma scusa, però Ilenia, abbi pazienza, simpatica, insomma, sì, ma se tu sei in auge da tutti questi anni, non so, anche Patti Pravo mi hanno detto che è molto piccolino, esatto, vedete, vabbè, anche, anche Patti Pravo è molto sensibile su questo argomento, ma d'altronde non è colpa nostra se Patti Pravo è diventata famosa dagli anni 60, sì. Abbiate pazienza, ciao Patti. Allora, attenzione, attenzione. E quindi? E quindi nacque così questa bella idea, insomma, di fondare questa radio, che è passato all'inizio non passavamo un pezzo di musica italiana. Manco pagarlo. Dance, esatto. Sì, ma in quell'epoca... altri tempi, altre cose, quindi molto più creative. Perché le radio che passavano musica italiana erano vecchie. Hai visto che bravo? Esatto, hai visto che bravo, allora, sei stato? Adesso... Sì. Che sono puliti. Pensavo fosse finita così in realtà. Mi va, no? le parti, appunto, sono parte quelli, bella. Quelli un po' più grandi, li vai a tagliare qui perché è una parte un po' più... Il termine tecnico sarebbe, scusa? Tagliare il fungo. il termine tecnico. Sì. E vedi che ma lui è abituato ai tagli. Sì. Solo un'incisione. Okay. Sì, perché per esempio qui appunto il fungo è sottile, sì, tende a cuocere più, esatto, velocemente, mentre la parte del gambo invece, essendo un attimino vedi più... Impari anche. Caspita, io sono qui per imparare, insomma, assolutamente. Sì, però la parte lì... Io spero che... Questo è il figlio dell'italiano. Ah, questo, credo, esatto, perché quella è la parte più legnosetta, esatto, un po' più legnosetta, okay, longitudinalmente. Longitudinalmente. Taglialo pure tranquillo, taglia, perché così dove c'è praticamente questo gambetto, altrimenti no. Giusto Ile? Bravissimo. Bene, adesso ho scoperto una cosa che non capivo, mamma lo fa sicuramente, ma io non lo so. Sì, perché altrimenti il gambo rimane duro rispetto a... Sì, anche perché il fungo comunque il 90% è acqua, sì, e quindi si disidrata molto è più una velocemente. Muffa, no? È una muffa. Che detta così anche brutto. Che chic, però insomma le mangiamo, sono buonissime. Come si chiama il nome greco? Pleurotos. Osbraiza. Pleurotos. Che non so se sia greco o anche spagnolo. Spagnolo, anche potrebbe essere spagnolo. E a proposito di Spagna, sì, o di Grecia, Spagna, devo dire che il nostro direttore... scusa, mi piace dire ti tu. Ti chiamano all'appello. Sono molto lombardo. Scusate. Cioè, no, niente, benissimo. Latino, pleurotus deriva dal momento quark. Pleurotus deriva dal latino. Sì, fate una musichetta, sì, sotto. Sì, aspetta, com'era quark? Tu. Pleurotus. Dal termine latino pleurotus. Mi sembra più l'intervallo. Sai, con le capre che passavano. La musica è quella. È quella la musica di Quark. E insomma, tornando a noi, invece, dovete sapere che è partito questo amore, soprattutto scoperto. Mi immagino gli antichi romani che andavano in giro. Andiamo a raccogliere un po' di pleurotus. No, in effetti, invece, durante la guerra mondiale, la seconda, i cucinieri, chiamiamoli, dell'esercito tedesco, fingevano fosse carne, la davano ai soldati per saziarli e farli
fingeva fosse carne, sì, questo tipo di fungo. Sì, perché una volta, anche soprattutto quelli naturali. Sgrigione, vero? Bravissima, belle, bravissima. Le famose sgrigioni. Il momento quark continua. Esatto, sì. Allora, detto questo, ciò, continuiamo a raccontare quindi come è stato tutto questo escurso. Sì. Tu hai ovviamente scoperto di avere una grande propensione per la musica, per tutto ciò che poi anche io in realtà facevo tutt'altro comunque, però detto ciò, però giusto, sì, è vero. Esatto, possiamo dirlo di che cosa ti occupavi? Certo. Di moda? Sì, brava, ecco. Esatto. Ti occupavi di moda? Sì. Mauro, non facevo di lo moda? Stilista, cioè, no, no. Altra no, cosa. Però, diciamo, no, togliamo... La sua formazione scolastica, sì, è questa? Sì, no, sì, esatto. Formazione tecnico dell'abbigliamento, per, ecco, essere così preciso, ho lavorato per bene. Per quello che ogni volta che mi vede girare in radio alla mattina, quindi, mi, esatto, dice... Che male t'ha fatto a moda, tesoro. Che male t'ha fatto a moda, tesoro. Però qui... Ma perché Grespi abbigliamento, se no ciao notte. E quindi hai cominciato anche a viaggiare molto, perché sì, ti sei reso conto molto che era importante avere anche un respiro internazionale, certo, no? Certo, diciamo molto, soprattutto parlando, in Spagna, uh-huh, mia seconda terra. È vero, tu che amo particolarmente. Tantissime, insomma, volte all'anno in Spagna, sai, sì, Barcellona, sono, qua, sono quasi un cittadino catalano. Esatto. Sei andato però a amo tutta la Spagna. Stefano. Trovare Stefano, beh, Stefano è insomma... A Gran Canaria? È un canario. È un canario. È un isolano, della isla. Della isla. Bonita. Della isla bonita. Sì. La tutona proprio. Ah, e tra l'altro, e tra l'altro anche inedita. Non me l'avrei, non l'avrei mai pensato. Chissà che non ce la copino. Copyright, ok. Quindi? Allora, appunto, hai cominciato a scoprire che avevi la possibilità, sì, di creare dal nulla una radio che davvero avesse delle forti potenzialità. Intanto tu sei stato uno tra i primi a credere moltissimo nella selezione delle persone, perché tu, certo, hai, credi molto nei tuoi ragazzi, perché continuiamo a essere, sì, i suoi ragazzi, anche se oramai, voglio dire... Ormai di ragazzi ce ne sono ben pochi, ma c'è ancora c'è qualche ragazzino. Qualche ragazzino. Noi ragazzi di oggi, noi. Inside, va bene. Ragazzi inside, sì, esatto, è la verità. Ci sorprendiamo ancora quando ci danno del lei certi giovani. Tu ti sorprendi, non mi sorprendo. Io mi arrabbio, esatto, anche io mi arrabbio. E dico sempre, se vuoi che ti tolga il saluto, continua pure a darmi del lei. Esatto. Allora io vi do del voi. Grazie. Perché a questo punto, mentre voi continuate a preparare tutti quanti gli ingredienti che serviranno a portare a completamento la ricetta. Tu dove vai? Vado a salutare il nostro amico Emiliano, il nostro biologo nutrizionista, il dottor Emiliano Benelli, perché vogliamo capire quali sono le ultime novità nel mondo della nutrizione. A tra pochissimo. Il nostro dottor Emiliano Benelli, biologo nutrizionista ufficiale di Due Chiacchiere in Cucina. Ciao, devo essere sincera, non vedevo l'ora di incontrarti, perché abbiamo avuto parecchie mamme, e in particolare c'era una mamma abbastanza preoccupata, Vilma di Padova, perché i ragazzini, le ragazzine, i loro figli tornano a casa a scuola piangendo, nel caso della figlia Emma di Vilma, dicendo che i loro compagni di scuola continuavano a dire che erano troppo grassi, troppo grasse, questi ragazzini. Che cosa sta succedendo? Questo stereotipo della magrezza, che cosa sta accadendo? Allora, innanzitutto bisognerebbe capire, conoscere i ragazzini e vedere se effettivamente hanno un problema di sovrappeso, esatto, o meno. Ma nel caso in cui non l'avessero e fosse soltanto, diciamo, una forma di bullismo, dobbiamo riallacciarci a quello che è un po' lo stereotipo di magrezza del nostro immaginario collettivo. Se tu guardi una sfilata di moda, o perlomeno quelle che erano le sfilate di moda anni fa, vedevi delle modelle che di fatto rasentavano un'anoressia. Esatto, sono un po' cambiate fortunatamente, sì, le cose. Però non per nulla, pensa che per quanto riguarda anche le cliniche sui disturbi del comportamento alimentare, la popolazione delle modelle rientra in modo preponderante tra le pazienti che frequentano quei centri. Sì, ma non solo i maschi, cioè le femmine, anche i maschi ho notato. Sì, ci sono, ci possono sono, essere anche è cambiato situazioni. Qualcosa anche nel mondo dei ragazzi. Beh, probabilmente, sai, ormai il nostro è diventato più un mondo dove abbiamo abbandonato quella che è un po' la visione generale e globale del mondo, e ci siamo affidati solo all'estetica, cioè quindi magari perdita un pochettino di, certo, valori, ora, certo, non per fare, certo, retorica, però, ma effettivamente è vero, cioè quindi tante persone pensano più ad apparire che non ad essere, esatto, ok? Però logicamente, se noi
ci ragioniamo per quello che può essere un discorso nutrizionale, diciamo per, prevalentemente per una mamma che deve stare attenta dei figli che rischiano l'anoressia, esatto, la bulimia o cose del genere, ci deve essere un monitoraggio in primis da parte della famiglia. Quindi un valutare effettivamente se questi ragazzi consumano i pasti in modo regolare. Sì, perché tante volte può sfuggire che magari abbandonino il cibo, sì, o nascondano il cibo, giusto? Oppure tante volte capita che magari i genitori sono poco presenti a casa e quindi non sanno effettivamente cosa succede al figlio. Magari lo vedono saltare un pasto la sera, ma pensano che ci sia stato importante, comunque... tu dici che siano presenti questi genitori. Cercate di stare molto attenti e di parlare con questi bambini, perché effettivamente credo che alla base ci sia questo. Sì. Io ti ringrazio, mi auguro sempre di ritornare su argomenti così importanti presto, cosa che sentire la parola presto significa che dobbiamo tornare presto in cucina. Grazie. Prego. Al dottor Emiliano Benelli. Sono così contenta di ritrovare Sonia Castellani per voi e con voi, amiche di Due Chiacchiere in Cucina, anche oggi le eccellenze del territorio che si trasformano in una idea geniale che finalmente spodesterà una volta per tutte il maschio dal barbecue e permetterà a noi donne di fare delle figurone eccezionali. Parliamo di questo, che considerarlo barbecue effettivamente un po' riduttivo. È un po' riduttivo, sì, anche perché effettivamente il sistema è esattamente all'inverso. Che io faccio vedere, guardate. Sì, allora praticamente un sistema inverso, in quanto la cottura avviene grazie a delle lampade ad infrarossi, sì, che sono posizionate nella parte in alto, certo, per cui per irradiazione il cibo viene cucinato dall'alto verso il basso. Una cosa importante che non ho detto è che questo è anche chiamato il barbecue da salotto, certo, quindi si può cucinare, certo, in casa. Perché? Il motivo è molto semplice ed è perché non fa fumo, ecco, quindi nessun fumo, nessun odore, ma ti spiego anche il perché. Scendendo verso il basso, praticamente il grasso che scende dalla, sì, carne, i liquidi e comunque anche i condimenti vengono raffreddati, quindi non si surriscaldano, non vengono combusti, perché poi la combustione è quella che effettivamente provoca il fumo, oltre che a provocare. Guardate, ovviamente... Io intanto vi faccio vedere, è così, è meraviglioso, adesso vabbè, ovviamente non c'è il cibo sopra. Oltre che a provocare, esatto, ovviamente il fumo, anche emissioni nocive per la salute, esatto, chiaramente, quindi anche una cucina sana, sì, possiamo definirlo anche così. Sì. Poi, come stai facendo vedere tu, la facilità di utilizzo, cosa succede? La parte interna ovviamente si surriscalda intanto in maniera, sì, molto veloce, quindi il tempo 2 minuti. Quindi va in temperatura velocemente? Subito, okay, subito. Quindi si accende, va in temperatura, si posiziona, certo, la carne, il pesce, le, sì, verdure, qualsiasi, sì, cosa. Si va ad inserire il cassetto e parte praticamente nel giro di pochi minuti già la grigliatura. Fantastico. Quindi poi si può riaprire tranquillamente, sì, senza sporcarsi. Si può agire tranquillamente. Si può, esatto, sì, agire sulle pietanze, quindi girare la carne, eccetera. Questo e richiudere. Questo è un accessorio, Sonia. E questo penso sia vostro. Sì, esatto. No, questo è bellissimo. Ah, è una pinza, sì, ah, okay, per girare. Comunque la carne. Bello. Allora, quindi nel momento in cui si è posizionata di nuovo, sì, la carne o il cibo, si, sì, richiude. Quindi, tra l'altro, non c'è pericolo di scottature, di vampate di calore da fiammate, perché con il barbecue certo, tradizionale ovviamente questo. Sì, ecco, sì, invece in questo caso proprio problemi zero. Da salotto, perché effettivamente, come siamo ora noi sedute in salotto, in questo momento potremmo cucinare, esatto, degli involtini, qualsiasi tempo cosa. Tempo proprio di cottura, quindi 10 minuti, un certo, quarto d'ora, 20 certo, minuti al massimo. Qui c'è il cibo pronto. È anche utilizzato come scaldavivante, certo, perché se mi dici che la velocità... Certo, si può regolare la temperatura. Certo. Qui sopra comunque c'è un piano riscaldato. Fantastico. Dove le pietanze già cotte possono rimanere qui. Scaldavivande. Esatto, come scaldavivande. Altra cosa particolare, sì, il piano d'appoggio utile soprattutto quando si utilizza con il carrello, che sì, comunque è un optional, perché certo, questo può essere appoggiato anche su un piano cucina, esatto, tranquillamente. Bravissima. E quindi per l'esterno va benissimo l'acciaio. Ecco, una cosa importante è che appunto è acciaio, acciaio, sì, inox, quindi è praticamente eterno. L'alta qualità dell'acciaio, eterno, non si facile può smentire da pulire, assolutamente. Perché queste griglie sono tra l'altro divise in due, in modo, sì, che si possono anche inserire in lavastoviglie. Ah. Però la pulizia è facilissima perché all'acciaio, vedi, non si attacca niente, quindi, certo, ci dobbiamo dimenticare degli spazzoloni. Ah, perché non si attacca il cibo, no, quindi, assolutamente. No. Ragazze,
Barberix, che vi devo dire? Ricordatevi questo marchio, voi siete in questo momento anche online, certo, quindi possono entrare sul vostro sito. Non si trovano i negozi, quindi si deve acquistare il sito velocemente. Sì. Allora il sito è www.barberix.com. Mi raccomando, la X, ricordatevela, da X, raggi X e tutto ciò che di meglio può darvi l'acciaio. Grazie Sonia Castellani. Grazie a te. E in bocca al lupo naturalmente a chi di voi deciderà di fare qualcosa di importante. Noi in cucina adesso torniamo per voi. E riapriamo i battenti della nostra cucina, Due Chiacchiere in Cucina, con il nostro ospite di oggi, il mio direttore artistico di Radio Company, Mauro Tonello. Che poi cucina? È una voce così calda in radio, rassicurante, cioè mi piace un sacco. Ecco. Così vecchia. No, non ho detto questo. Ma non è vero, assolutamente. Allora, intanto voi dovete continuare a cucinare, ma... Sì, beh, io adesso... Ma continuiamo. Sì, sì, allora, ho tolto la pancetta, che è una delle prime cose, naturalmente, che cuoce. Sì. La salsiccia, anzi, le salsicce. Piccola precisazione. Sì. Quando andiamo a grigliare le salsicce, l'errore... più frequente, tra l'altro, è quello che noi andiamo a bucarle. Lo fanno. O addirittura a tagliarle a metà. È sbagliatissimo. Poi ci lamentiamo perché la salsiccia è un po' appunto secca e dura. Certo. In questo caso, invece, io non le ho né bucate né tagliate, ma fatte cuocere a fiamma molto veloce, cioè a una temperatura quindi al massimo, e poi appunto lasciate cuocere piano piano, perché così tutto il grassino, che naturalmente sono contengono, rimane all'interno, rimangono belle morbide. Sì, la cosa bella è che con questo fornetto chiaramente puoi non farlo. C'è problema, perché anche in casa non c'è un ritorno di fumi e cose di questo genere. Esattamente, poi è una basta cosa mettere fantastica. Al limite una carta scottex, esatto, una carta assorbente da cucina o dell'acqua sul ripiano sotto, ecco. E tutto il grasso cola e noi possiamo in un colpo solo. È facilmente pulibile poi alla fine. La vostra benissimo. Senti, una cosa però, io sono curiosissima, perché tu mi hai parlato e hai detto che sono contento a fare la spesa in un posto nuovo. Sono andata all'Iperspac. Ah. È un ipermercato. Sì. Fornitissimo, enorme, Iperspac, e veramente super fornito. Benissimo. Hanno dei prezzi davvero convenienti, con confezione famiglia. Sì, che poi praticamente gliel'ho fatto dire perché, Mauro, la filosofia di Due Chiacchiere in Cucina, Sette Gold, è proprio questa: cercare di offrire alle persone che ci seguono la possibilità di spendere il giusto, di comprare qualità, e le ricette che Ilenia propone, ormai questa è la terza stagione, sono tutte molto facili, anche insomma a prova di persone che non sono capaci di fare granché, insomma poi alla fine della fiera. Come sottoscritto. E guarda anche me, se possiamo, guarda anche me. Ilenia, posso andare avanti a raccontare la storia del nostro direttore? Sì, di due secondi. Sì. Quando cucinate le costicine, in questo caso appunto abbiamo la fonte di calore che arriva dall'alto. Iniziate sempre dalla parte dell'osso rivolta verso la fonte di calore. L'osso si riscalda. Sì. È un conduttore di calore, quindi va a cuocere anche la parte sotto. Basta questo girare. Questo già lo sapevo, perché gli amici miei toscani, che sono famosi per le grigliate, per la ciccia, ecco, come chiamano loro, io no. Hanno una cultura. Tu lo sapevi, te l'avevano già detta questa cosa. Sì. Quindi la parte dell'osso sopra, perché è quella che si scalderà moltissimo e rilascerà il calore che cuocerà la carne sotto. Bravissima. Questo per quanto riguarda le costine. Oh, naturalmente, intanto Ilenia va avanti con la ricetta, e parlando di quelli che sono stati poi le evoluzioni degli anni, insomma, beh, sono arrivata io 19 anni fa a Radio Company, e lì anche per me si è aperto un mondo, perché cioè veramente tu mi hai detto vai, io sono andata di mio e fino ad oggi ancora non mi sono fermata, per fortuna, per mio massimo divertimento. Ma dovete sapere che quest'uomo ha inventato l'80 Festival e ha inventato Energia 90, sono due eventi amatissimi. Sì, amatissimi. Inventato, nel senso che è un po' il format, no? Esatto. Che abbia inventato io la serata agli 89. No, ma ha inventato questo format. Quella di abbinare ovviamente la musica di quegli anni agli artisti che oramai erano praticamente scomparsi, nessuno più si ricordava, è stata insomma una cosa innovativa, carina, ecco, simpatica, un bel lavoro anche di ricerca, perché molti hanno già cambiato lavoro nel frattempo, non è che tutti quanti avessero continuato a fare i cantanti. Certo. Gli assicuratori, chi lavorava in magazzino, spedizione. Insomma, posso dire che grazie a te molti sono ritornati alla grande, in auge, alla grande, perché gli 80 maniaci, come vengono chiamati, o come si chiamano, i 90 vibranti, esatto, perché esatto, parlando di marchi hanno la loro marchio. Sono identificati. Sì, sono identificati, quindi seguono, scusami,
tu adesso tu vorresti far tagliare sì, il peperoncino. Io dovrei parlare e tagliare il peperoncino. Sì, ma ce la fai. Io puoi anche fermarti, perché intanto io sto già facendo uno. No, perché nell'evenienza. Facciamo un po' tristezza, messo così questo peperoncino per da solo. Così. No, io l'ho messo lì, nel senso che tra una pausa magari, esatto. Dai, poi parli, poi tagli. Guarda, imita quello che sta facendo Ilenia. Io ho sempre ammirato chi riesce a tagliare così. Cioè, senza lasciarci sembra facile, esatto, no, sembra facile, in realtà non lo è. È tecnica. Guarda, la punta puntate, esatto. E qui dopo scorri avanti e indietro. Dai, è un corso che ti sta facendo gratis. La punta Ilenia. Puntata, occhio e... no, la, sì, però così. Devi tagliare di qua. Guardami. Devi tagliare di qua. Aspetta. E punta qui e tagli. Io no? Sono così. Esatto. Prendi due dita. Esatto. Così, tieni la punta non, puntata la punta, e fai il taglierino. Fai il taglierino, evita le dita. È difficile, eh? Occhio. Pure. Occhio. Guardami. Ho tagliato nulla, però va bene lo stesso. Sì, perché devi, cioè, non è devi avere un po' più di forza. Guarda. Ma ho paura di tacco distruggere. Punta. Tacco punta. Ma vedi e che vai avanti e indietro. Non ti preoccupare. Oh, hai visto? I like this. Avanti e indietro, tesoro mio, bastava tu lo dicessi. Esatto. Hai il segreto. Avanti e indietro, così che va bene. Là. Oh, okay. Là. Allora, dopo il peperoncino cosa ti serve anche, Ile? Sempre per il salmoriglio. Ah, questa salsina. Ma sei sicura che sia salmoriglio spagnolo? Salmoriglio? Può essere che ci sia stata un'invasione dei spagnoli. Dei spagnoli che magari passavano per l'orto, hanno detto aspetta che prendo... Perché le due L sono io, no? Salmoriglio. Io ho già sentito sto salmoriglio. Sì, io ovviamente mi affido a te, Sant'Andrea Barbato, il nostro la Santa regista. Maria di Scala. Sant'Andrea. Grazie, sì, Sant'Andrea Barbato. Tu capisci, vero? E voi capite in che mani sono, ma... Mi aspettavo la voce dall'alto, di solito non si sentiva. Vero. Allora, stavo dicendo una cosa prima che però non ho continuato a dirvi. Andate a vedervi YouTube, Due Chiacchiere in Cucina, cliccate iscriviti, perché così avete la possibilità di avere questa sorta di corsia preferenziale con la nostra e vostra trasmissione, e grazie a Silviotta Passuti, la nostra segretaria di produzione, vi arriveranno le notifiche, le informazioni, i pezzi di registrazione, puntate intere, le eccellenze e insomma tutto ciò che fa di questo contenitore meraviglioso il piacere dei più ogni giorno, esatto, da mezzogiorno e mezzo all'una e mezza. Social, eh sì, infatti. Piacevole, Instagram, poi. Twitter ovviamente, eccetera. Si può rivedere tutto. Assolutamente. E rivedranno anche te, Mauro Tonello. Una cosa meno gradevole, però. Cancelleremo la puntata se non ti piaci. Sì, cancelliamo la puntata. Cosa dici? La buttiamo? Certo, la buttiamo. Come si dice da noi, schiaccia il tasto e rei. Esatto, sì, guarda, esatto. Sono quei rischi che poi cancelli anche tutto quello che ti serve. Ne abbiamo fatti. Infatti quando noi facevamo i DJ, no? Nei tempi d'oro, passavamo nottate intere a provare i mixati con i vinili, esatto. E dopo 5-6 ore alle 3-4 del mattino ci accorgevamo che avevamo lasciato la pausa delle nottate. Sì, ti giuro, questa era una delle cose che succedeva. Oppure tu avevi passato tutta la notte, esatto, a fare i mixati perfetti e poi improvvisamente invece di schiacciare, che non so, pausa, cliccavi play rec, esatto, e cancellavi tutto quello che avevi fatto. Ne avevo cominciato. Era successo, successo con una cassetta, sai che una volta quando si andava in radio, certo, mettevi la cassetta, ti preparavi subito, sì, col tastino, sì, appena la sentivi, certo, e poi magari ho cancellato, esatto, un sacco di canzoni degli Wham, perché io ero dalla parte di Giorgio. Certo, non bravo. Ero Spandau, ero per gli Wham. Veramente negativa era Spandau Duran. Sì, hai ragione. Wham era un po' allora molto. Ero anche duraniana comunque. Esatto, allora, questo salmoriglio, scusami, lo salmoriglio, ci hai messo anche limone tu lì dentro. Succo di limone, quindi prezzemolo, sale e olio extravergine d'oliva. Okay. Il peperoncino sarebbe meglio quello fresco. Okay. Noi abbiamo quello essiccato, sì, che va bene lo stesso, un po' più magari un po' più concentrato. Strong. Esatto, anche lì la quantità è sempre indicativa, dipende quanto dal amate gusto, il piccante, esatto, bravissima. Molto personale, quindi. Un'altra cosa che io consiglio di fare, questo sale aromatizzato. Ah, sì. Allora, sale grosso, sì, dentro a un frullatore, quello, visto che sei appassionato di grigliate anche tu. Molto. Sale grosso dentro un cutter, quindi è, sì, un frullatore che frulla molto, molto finemente.
aglio, quello in polvere, rosmarino, salvia, peperoncino, qualsiasi tipo di erba aromatica purché sia essiccata, esatto, non fresca. Sì. E poi tritato, mescolato. Tutto tritato, insieme diventa una polvere. Fantastico. Questo va bene per tutte le carni, anziché mettere solo il sale e rametto di rosmarino, esatto, puoi utilizzarlo anche per il pesce. Ma è comodo, anche per il pesce. È comodo perché lo metti in un vasetto e lo tieni chiuso ermeticamente. Sì, esatto. È chiaro che il sale ti dura un sacco di tempo. Bello, oggi ci stai passando quante cose. Ma sì, perché sembrava, sai, dice facciamo le grigliate, ma in realtà i turchi sono veramente tanti, che poi di solito è sempre in mano all'uomo. È vero, con la birra, l'uomo con la birra in mano che fa la grigliata. No, sì, vi sentite, secondo me, i padroni del mondo con la grigliata. Invece vedi che con un forno così anche noi donne ci riscattiamo, che anche lì insomma con modo, con, ecco, se vogliono cucinare loro lasciateli anche Barbarix. Non siate né gelosi. Allora, senti, io ci sono allora, quasi sì, qui. Sì, allora, mentre Ilenia continua a seguire la nostra grigliata special con ospite Mauro Tonello, il direttore artistico di Radio Company, torniamo a noi, parliamo appunto di quella che è stata la prima volta che hai detto perché non provare ad andare a chiamare questi artisti della musica degli anni Ottanta, mm-hmm, italiani, stranieri, sì, che sembravano completamente dimenticati, perché stavi dicendo, molti di loro, certo, improvvisamente, insomma, il mercato discografico per quanto li riguardava non dava più nulla, non offriva più nulla, insomma era molto molto leggero, c'erano, esatto, le comete che apparivano e scomparivano. Bravissimo, quindi Meteore. Mi ricordo che insomma la prima persona che invitai in discoteca, quando gli dissi in questo locale di portare, sì, di far salata anni 80 appunto con questo artista, mi dissero scusa, ma sei matto? Sei impazzito? Ecco. Era Dara Danaro, che nel frattempo io lavoravo in una palestra, quindi ecco, faceva, sì, aveva finito, poi sai che sono venute fuori tutte le cose. Esatto, sì, esatto. Il fattore che cantasse o non cantasse, quindi il primo proprio a iniziare l'80 festa proprio su Dan. Esatto. L'ultima, che dopo molti anni sono riuscito con un pazzo scatenato. Addirittura non credeva ai suoi orecchi quando Mauro poi Tonello l'ha chiamato. Nel vero senso che io, cioè, ero proprio gli esordi della radio, sì, quando mi facevi spettacolo, certo, mi ricordo che c'erano orde di ragazzini impazziti per lui, sì, e lui puntualmente alla fine di ogni esibizione si strappava sta canotta. Lo fa ancora, però. Aveva il suo perché. Adesso perché, certo, ovviamente. Grazie. Non dovevi stare attenta alla griglia tu, lei. No, stavo ascoltando, stavo ascoltando così, casualmente. Quindi Danaro è da lì. E l'ultima, è stata una cosa che è carina e simpatica, che lei lavora tutt'oggi in una ditta di trasporti, proprio fa la segretaria, sì, era Diana Est, che insomma era stata prodotta. Questo non lo sapevo, davvero. Suo parente, che era nipote, sì, di Enrico Ruggeri, sì, e quindi gli scrisse anche della sua canzone, Louvre, eccetera. E lei, per anni, viene a fare una serata, quella che no, non voglio oramai, esatto, ho finito la Tenax, no, non me la fuori dai musei, Tenax, con questa vocina, abbiamo così, il, molto abbiamo sexy, la canta, attacca il play, attacca il play, abbiamo il karaoke, eccolo qua, Tenax, lei, ve le canto tu, pausa, e quindi fu una cosa simpatica, dopo tanti anni, lei non voleva tornare sul palcoscenico, è tornata e adesso sono anche divertita, infatti, e quando è che chiameremo Ilenia Bazzacco a cantare? Ma potremmo fare, diciamo che sono ancora abbastanza insomma in auge, come e quindi si dice, non può essere chiamata come, sì, a Marcord, sì, diciamo che, ma sì, io avevo mandato la mia candidatura ad amici di Maria De Filippi, volevo presentarmi come ballerino, ma ecco, so, guarda, e sono stata scartata, non so, sta le risate selezioni in fondo, India, cos'è, non perché, cioè, sono stata scartata le selezioni di Miss Italia quest'anno. Ti hanno detto la corona di dammela, no, di dammela fascia, troppi, troppi con gli occhi verdi, ecco, ecco, il motivo è solo quello, vero? Certo. Anche a me, praticamente, volevano more con i capelli lunghi e quindi mi hanno scartata, sì, ma proprio il mese scorso, sai, proprio che fresco, fresco, ti ho detto, sì, ho detto, Mauro, guarda, mi spiace, sì, volevo anch'io fare le selezioni di Miss Universo, io, tu proprio Universo, per noi finisce, con Donald Trump come, per noi come finisce tutto e pubblicità, sai, che è di proprietà del presidente ora degli, sì, Stati, esatto, Uniti, degli Stati Uniti, di Donald, The Donald, The Donald Trump. Ok, allora noi adesso vi molliamo, ma per qualche istante arriva la pubblicità, però restate con noi perché Due Chiacchiere in Cucina, ragazzi, ha ancora un sacco di cose da farvi vedere, perciò siamo qua. Sì, affochiamo i dispiaceri. Dispiace.
The Good Company, la puntata di oggi si intitolava così, non manca molto alla conclusione, ma la cosa carina è che adesso siamo pronti per l'impiattamento. Sì. Benvenuti ovviamente a Due Chiacchiere in Cucina, vi presento il mio direttore artistico di Radio Company, Mauro Tonello, l'ospite di oggi. Stai divertendo, Salve, Maurino? Tantissimo, ho imparato un sacco di cose nuove, mi piacciono. È molto brava Ilenia Bazzacco, veramente bravissima. Poi mi raccomando, tanti like dovete mettere sulla pagina Facebook di Due Chiacchiere. Ilenia, allora, qui... Ok, impiattamento, ma io vedo che hai una pirofila coperta con la stagnola lì sopra al Barberix. Sì, è la grigliata di prima, perché fa anche da scaldavivande. Quindi anche se volete per esempio già impiattare al momento di togliere la canna dal fuoco, sì, mettete sempre i piatti caldi. Perfetto, okay? Sì, esatto. Perché mangiare in un piatto caldo è un'altra cosa, raddoppia il gusto. Sì. Sì. Allora, adesso facciamo... Allora, guarda, l'impiattamento della grigliata è sempre un po' ostico. Dai, cioè, vediamo come perché si può essere io farei creativo. Un piatto così... Oh no? Belli quelli grandi. Ma pieno di roba. Piacciono. Adesso cercheremo di fare l'impiatto un po'. Anche a noi piace, vero Mauro? Tantissimo. Quando andiamo a fare, perché noi andiamo anche spesso, siamo amici, colleghi della radio, spesso, volentieri, usciamo, andiamo a mangiare insieme. Ci piacciono le porzioni abbondanti, i posti dove ci sono... Molto. Insomma, dove c'è trippa per gatti, come si dice. Ecco lì, salsiccetta, che vediamo, sì, l'impiattamento. Ripeto, è sempre un po'... Questo lo tagliamo, sì, però. E tu mi fai un favore nel frattempo. Bene tutto, che devo fare? Allora, io ti tolgo la polenta e tu metti un po' di salmorillo su... Sulla carne. Sul pleurotus. Sul pleurotus. Il salmorillo. Aspetta, sul pleurotus. Aspetta un attimo che ti tolgo la polenta. Ragazzi, togli la polentina. Questa l'ho rotta, porco. Non è, ecco, molto carino, no? Peccato. Vabbè, non importa, ne abbiamo altre. Sì. Eccolo. Ecco, col pennellos. Col pennellos? Sì, sì. No, io pensavo con lo cucchiaio. Raccoglie e proprio tutto anche... Poi sai che in catalano si dice scugliero? Davvero? Sì. Alla Veneta? Ecco, vedi, scugliero. E chissà come si dice poi il resto d'Italia... Sembra carino, no? Sì. Sono tante... Vabbè, perché non ce lo... Fatecelo sapere sulla pagina, esatto, Facebook, Due Chiacchiere in Cucina, come si dice cucchiaio in dialetto dalle vostre parti. Anche perché soprattutto anche... a sud ci sono molte, esatto, parole, esatto, spagnole. Sì, adesso, cioè, lo so. Sbrighiamoci perché sta arrivando il sommelier. Sta facendo... Io ho dato una spennellata. Sì, perfetto. Perfetto. Sì, è bello. Ma se sai parlare lo spagnolo, gli, sì, spagnoli metto si arrabbiano un sacco quando noi italiani andiamo in Spagna e mettiamo l'S finale, proprio sembra sì, una cosa più carina. È un intercalare alla fine. Sì, oh, vedi che si può impiattare bene anche la grigliata. Che brava. Oh, Ilenia, questa è arte. Allora, tu vai avanti con il somariglio, noi invece ci allontaniamo, è tempo di sommelier. Ok. Buongiorno. Ma buongiorno, oggi sei ricco di bottiglie di vino, vedo, eh? Eh sì, ce n'è anche una particolare di cui parleremo dopo. Dopo? Dopo. Bene. Allora, il primo piatto sono dei funghi. I funghi, sì. Sbrise? Le sbrise, bravissimo. Perfetto. Termine dialettale, ma sì, in italiano sono i pleurotus. Con una bella salsetta di accompagnamento, un salmoriglio. Esattamente, che tu io conosci. Conosco molto bene. Molto esatto. Bene. È una variante del È una salmoriglio. Variante, bene. Sì. Allora abbiamo pensato a un vino del Veneto, ancora una volta, Borgo Steinbeck. Siamo nella zona del Lison classico, quindi la zona più antica. Siamo in provincia di Venezia e questo è un vino fatto soprattutto con il Tai, che una volta si chiamava Tokai, adesso non si può più chiamarlo Tokai. Vedi il colore com'è bello, lucente e luminoso. Profumi tipici con questa sensazione di mallo di noce in particolare, molto ben evidente. Proviamo subito a sorseggiarlo. Molto volentieri. Vediamo, Vito, se si abbina bene. Sì. Ci serviva un vino che avesse una discreta lunghezza gustativa, perché i funghi conditi con questo salmoriglio hanno una persistenza gusto-olfattiva importante, quindi un vino che abbia lunghezza gustativa, che noi chiamiamo persistenza aromatica, aromatica. E questo ce l'ha tutto. Perfetta, dico. Vero? La molto tendenza dolce un po' del fungo è suffragata dall'acidità, dalla sapidità molto buona. Questi sono terreni ricchi di caranto, cosiddetto, cioè di
mineralità. Mineralità, sì, sì, che si sente anche in bocca. Molto piacevole l'abbinamento, molto molto bravo. Piacevole. Mi piace un sacco questo Grazie. Vino. E per la grigliata invece? Per la grigliata abbiamo scelto qualcosa di fuori dalla norma. È un vino che abbiamo già conosciuto in un'altra manifestazione e quest'anno l'Associazione Italiana Sommelier, la delegazione di Belluno, Nicoletta Ranzati e i suoi boys, hanno scelto come bottiglia legata ad Alba Vita, che è un'operazione benefica alla sesta edizione, il cui ricavato va tutto in beneficenza. Quest'anno andrà per una onlus che si chiama For Art, che si occupa del recupero, del sostegno di ragazzi con difficoltà scolastiche di vario tipo. È una cosa molto bella. L'anno scorso, per esempio, abbiamo devoluto per una parrocchia del Kenya. Il Kenya, mi ricordo. Ecco. E quest'anno invece, quindi la grigliata ha sempre una intensità gustolfattiva, insomma una cosa importante. Abbiamo pensato a un vino importante, Capo di Stato si chiama. Si chiama così perché nel 67 Charles de Gaulle, presidente della Repubblica Francese, venne a Venezia in visita, gli fecero assaggiare questo vino e lui disse: che buono questo vino di Bordeaux. No, questo è un vino veneto. E allora da allora gli è stato messo il nome di Capo di Stato. Poi vedi l'etichetta. È bellissima. Ecco, questa è di Tono Zancanaro, un artista padovano. Elegante. Elegante, bellissima, ecco. Allora lo andiamo a versare. Sì. Chiaramente è un vino ottenuto con quattro vitigni. Il classico taglio bordolese vuol dire Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, e qui c'è una piccolissima aggiunta di Malbec, che è un vitigno Malbec. Tipico Malbec, sì, tipico qui della zona del Vento Orientale, molto diffuso in Argentina il Malbec, nella zona di Mendoza soprattutto. Vedi il colore come rubino, quasi granato, profumo intenso, qui c'è una sontuosità, frutti rossi, marasche, etereo e quant'altro. Proviamo a sorseggiarlo. Importante. Veramente importante, ma d'altronde la grigliata è composita, quindi ci sono delle sensazioni gustolfattive molto importanti. Anche la grassezza, la stessa grassezza della carne. Un po' di untuosità. Sì. Allora il tannino che ti sgrassa la bocca. Qui veramente è un connubio assolutamente piacevole. Ecco. Ascoltami Vito, ma se noi volessimo acquistare questa bottiglia? Sì, basta andare sul nostro sito dell'Ais Veneto, www.aisveneto.it, e sul banner di Alba Vita è possibile acquistarlo online e viene consegnato direttamente a casa. Addirittura con consegna sì, a domicilio? Consegna a domicilio con una piccolissima aggiunta di solo 5 euro. Viene venduto a 60 euro e tutto l'intero ricavato va appunto in beneficenza. Diciamo che l'anno scorso è andata benissimo, però è sono andata stati molto bravi. Bene, sì, ma sono sicuro che anche quest'anno la sensibilità dei nostri telespettatori andrà a buon fine. Anche perché il vino è davvero buono e merita anche eccellente, l'iniziativa. Veramente quindi eccellente. Poi complimenti ad AIS, come sempre, a tutti voi. Noi ci rivediamo tra poco. Grazie. Siamo tornati, eccoci. Abbiamo pochissimo tempo, pochissimo, purtroppo, per chiudere, ma insomma oggi è stata una puntatona con Mauro Tonello, direttore artistico di Radio Company. Non solo, non abbiamo detto che sei anche speaker, per tu continui anche a trasmettere, insomma. Pochino, poco sì, questo. Ogni tanto sì. Questa è la grigliata che ti porterai via. Infatti volevo chiedere. Ce n'è altrettanta dentro allo scaldavivande, se vuoi. La ringrazio. Anche per stasera siamo a posto. Esatto, quindi. Esatto. Allora, non ci rimane che ricordarvi intanto quelli che sono i social di Radio Company, mi pare giusto che è stata ospite certo. Questa prestigiosa radio per cui lavoro anch'io, radiocompany.com o Facebook Radio Company. E attenzione, perché ricordatevi tutti i social possibili e immaginabili anche per quanto riguarda il nostro Twitter, abbiamo Instagram, abbiamo
Facebook, naturalmente con la nostra pagina. Su YouTube, cliccate iscriviti che così avete le notifiche che vi arrivano in automatico. Fateci sapere, mi raccomando, come si chiama il cucchiaio nel vostro dialetto. Nella vostra regione e nel vostro dialetto, però l'importante è che scriviate questo è foggiano, questo è marchigiano, non lo so. Ecco, un abbraccione a tutti voi da parte di Ilenia, da parte mia. Grazie Mauro Tonelli. Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità, alla prossima. Ciao, buon pranzo. Ciao. Buon pranzo. Ciao. Ciao.